Sono con il dottor Gianluca Lisco, psicologo, psicoterapeuta ed esperto dei linguaggi della creatività mediati, possiamo dire anche dal medium tecnologico, dalla foto e dal video. In arte terapia viene definita foto arte terapia, foto video terapia con diversi linguaggi. Ma ci dà l'idea di come oggi, anche grazie alla diffusione degli smartphone e di tutti i dispositivi facilmente recuperabili, sia possibile giocare, no? Attraverso linguaggi creativi e valorizzando quello che è solitamente un momento ludico. Certo. Sì, come dicevi, la diffusione dei mezzi, dei device, degli strumenti di proprio creazione e di produzione delle immagini, siano esse fotografie, quindi immagini statiche, siano esse audiovisivi, cioè fondamentalmente immagini in movimento, l'esplosione anche di questa tecnologia e il loro facile utilizzo. E la facilità proprio di produzione delle immagini stesse ha favorito lo sviluppo, diciamo, della fototerapia e della videoterapia. E in sintesi si tratta appunto di utilizzare all'interno di un setting di arte terapia il mediatore artistico che passa attraverso l'immagine. Cioè, possiamo anche utilizzare, per fare degli esempi, un'immagine di, ad esempio, la ricerca di immagini all'interno di, per esempio, un setting in cui si vuole costruire un collage, no? In arte Sì. terapia. Si può, per esempio, chiedere a un gruppo di scegliere alcune immagini all'interno di riviste, no? E quello è un utilizzo dell'immagine. Ah, Il giusto. lavoro con la fotografia è sensibilmente diverso perché innanzitutto abbiamo un mezzo che è la macchina fotografica e si può chiedere alle persone di produrre un'immagine, quindi una fotografia, uno scatto, e quello che succede anche in alcuni progetti di fotografia attiva, dove viene appunto utilizzata il processo di produzione da parte degli utenti dell'immagine, si può poi stampare, per esempio, questa fotografia dopo un lavoro di, diciamo, attenzione e consapevolezza su determinate emozioni o all'interno di un progetto di un fotoracconto, un fotoromanzo, ad esempio. Allora si può chiedere di realizzare proprio degli scatti. Quindi e questi prodotti che vengono realizzati, se stiamo parlando di fotografie, possono rientrare all'interno di una composizione, in cui, ad esempio, nei laboratori si possono utilizzare anche strumenti dell'arte plastico-pittorica. Quindi immaginiamo una composizione, un collage fatto da fotografie scattate dai partecipanti di un laboratorio che vengono poi integrate con tracce, impronte, colori, no? E questo riguarda, diciamo, la fototerapia, per esempio, una delle tecniche che si può utilizzare è un'integrazione con l'arte plastico-pittorica. Diverso è un lavoro che si può fare con il video, e qui parliamo di videoterapia, in cui, ad esempio, utilizzando la metodologia del video partecipativo, si fa un lavoro che è più affine alla teatroterapia, cioè si mette in scena una storia. Qui a me piace lavorare con storie che partono non da un canovaccio, ma partono proprio dal vuoto. Dall'esperienza comune, insomma, Sì, 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 sì. dall'improvvisazione. E quindi poi realizziamo il prodotto finale, un video che viene poi montato non tecnicamente dagli utenti, dai partecipanti, ma viene montato rapidamente. O se immaginiamo un laboratorio di più incontri, appunto l'output finale è per esempio la realizzazione di un minimetraggio, un cortometraggio, ed è un'esperienza diversa e analoga a quella del teatro. La differenza qual è? Che l'immagine ti consente la revisione. E la revisione è la revisione di sé. Quindi laddove nel teatro tu hai un pubblico e il tuo ultimo, diciamo, il tuo fine è realizzare per esempio uno spettacolo. Con il video tu realizzi un film, un filmato, quel filmato lo puoi vedere In diverse evoluzione. volte e lavori sul feedback. Allora, per esempio, una persona vede il suo corpo, se stesso, interpreta un ruolo, perché magari diventa attore per una scena, ma in un'altra scena diventa regista. Quindi si forma un po' una troupe amatoriale, quindi qui si gioca come fosse un grande role play.
Ed è molto interessante, mi viene da pensare, anche per il rinforzo di alcune dimensioni come la fiducia in se stessi, come l'autostima, perché all'improvviso trovarsi dal setting condotto dallo psicologo, no? Ad essere poi il protagonista di un cortometraggio, di essere il regista di un cortometraggio, permette ai partecipanti di rinforzare queste dimensioni della fiducia in sé, dell'autostima, della motivazione, che sono molti degli elementi oggetto dell'indagine di altre forme di terapia, ora Sì, mettiamolo nel virgolettato. A proposito della fotografia, tempo fa io ho preso parte in occasione di un percorso fatto con dei pazienti anziani ad un'esperienza di terapia grafica digitale, cioè comunque un'esperienza che prevedeva l'utilizzo della fotografia. E sono rimasto molto colpito dall'applicazione, perché una persona anziana che di sé, specialmente se ha delle gravi compromissioni, non riconosce l'immagine invecchiata. Attraverso l'elaborazione della foto con Photoshop riesce a recuperare, diciamo, una dimensione che può percepire come più accettabile. Sì, riesce a modificare il percepito, no? Ecco, tocchi la grafica digitale perché anche la tecnologia ci aiuta a giocare, no? Con il fotoritocco, mentre Sì. potrebbe anche essere un discorso e un lavoro sulle tonalità del colore, no? Quindi sulla trasformazione, sul processo trasformativo. Allora, il lavoro con l'immagine ha una forte, soprattutto la fotografia, una forte dimensione proiettiva. Cioè, se io chiedo a delle persone di realizzare uno scatto che rappresenti la loro rabbia, loro e realizzare uno scatto, quindi scegliendo un'inquadratura, una porzione di realtà, che, ma così, con una consegna libera, quindi può essere. Può rappresentare per quella persona la rabbia, una pianta o che ne so, una traccia, qualsiasi cosa che è presente in sala, no? Allora è la persona che fondamentalmente si immagina quell'analogia, no? E lì, da lì può nascere anche un dialogo interno, oppure, cioè, come dire, espressivo, espresso. Allora si può chiedere alla persona come mai ha fotografato quella lampada parlando di rabbia e che cosa le comunica, quindi lì si possono aprire vari spazi. E qui chiaramente il lavoro con la fotografia, essendo poi tutto un lavoro basato anche sulla proiezione, quindi su tutto ciò che tu immagini ti dica quella foto, va condotto con perizia e con esperienza, Certo. perché i livelli sono molto peggiori. Si può andare da un intervento di proprio psicoterapia, artistica o fotografica, ad un intervento Anche invece ludico. ludico, dove semplicemente il trait d'union, il filo rosso che lega poi tutte le arti terapie, è la capacità di esprimersi e dare vita a una storia. Quindi questa storia può essere, per esempio, una storia fatta di fotografie, di racconti, una storia filmata, e da lì poi si lavora su come è stato interpretato quel ruolo, come è stato scegliere quella porzione di realtà piuttosto che un'altra. Insomma, c'è tutto un processo di cognitivo, di scelta, per esempio, dell'immagine, e il lavoro dell'arte terapeuta è quello di dialogare con la persona sul senso esistenziale di questo. Molto interessante, perché tra l'altro ora scegliere l'oggetto, la pianta che raffiguri quell'emozione ha certamente la sua valenza, ma mi viene in mente quanto sia importante, ad esempio anche con un bambino, fare uno scatto di una espressione mimica e poi provare a riconoscerla. Perché molte volte, ma questo non vale soltanto con i bambini, forse da questo punto di vista i bambini possono essere anche un po' da subito formati a riconoscere le emozioni, c'è realmente un bisogno, una mancanza di questa forma di educazione anche nella scuola, per dei limiti imposti naturalmente dallo studio che nel modo in cui viene concepito oggi a scuola. Ma molte volte noi siamo i primi a non riconoscere le nostre stesse emozioni e soprattutto
a pensare di poter riconoscere senza avere questo grado di consapevolezza quelli degli altri. Quindi l'importanza di una restituzione anche da parte del gruppo, se realmente quella fotografia sia, mi viene da pensare alle sfumature degli stati d'animo, preoccupazione o semplicemente essere pensierosi oppure essere tristi, no? Sono delle Sono sfumature che. certo. E poi su questo, per esempio, con la fotografia si può lavorare scegliendo di fotografare o fare delle sculture, delle fotosculture. Allora, lì lavori col corpo e l'oggetto, diciamo, in primo piano, quindi in primo piano, in figura, vedi magari dei corpi, delle parti del corpo. Allora, lì lavori sulla percezione anche corporea, sull'immagine di sé. E magari non è detto che una determinata espressione possa rimandare la stessa sensazione alla persona. E su questo la persona che è attore o che è in In quel primo momento è piano attore. diventa magari consapevole, grazie a un lavoro di gruppo, di una sfumatura del suo modo di esprimere la rabbia con la mimica facciale, Che spiega anche il perché di alcune relazioni andate a buon fine o per esempio. Sì. non andate a buon fine, no? E lì non si sfugge. Davanti alla fotografia, quello è un dato di realtà. Non puoi dire, ah, ma no, non si vede quella ruga. Se quella ruga si vede, quella è una ruga. Certo. In questo senso è un lavoro che è delicato, deve essere saper condotto e ci vuole un training, un addestramento. Perché la fotografia evoca molti, è un forte catalizzatore. Tra l'altro, nel setting di foto-videoterapia mi viene da pensare che ci sia un grande uso del verbale, no? Nella restituzione, nell'identificazione, nel modo di vivere l'incontro con la sfera emotiva. Quindi è necessario che il conduttore sia in grado di Sì. padroneggiare le dinamiche che vengono fuori sul piano verbale, ma che nascono da un contesto creativo. Sì, ci vuole un momento, a differenza magari di alcune altre esperienze in arte terapia, ci vuole un momento di restituzione anche verbale che sia sufficientemente adeguato per poter elaborare anche da un punto di vista cognitivo l'esperienza. Perché passa molto anche nella drammatizzazione, nel vedersi. Allora, se voi pensate a che effetto vi fa sentire la propria voce Sì. registrata, immaginiamo che effetto fa rivedersi. Cioè, se la voce già noi diciamo non sono io, ed è solo l'audio, cioè sentiamo solo il suono, figuriamoci vederci, quindi vedere l'atteggiamento, vedere la postura. Anche qui si possono fare tantissimi lavori, anche lavori integrati, per esempio, con danza movimento. In cui rivedi il gruppo, rivedi alcuni movimenti e ci lavori su come videoconfrontazione. E il lavoro con l'immagine è questo, dove tu utilizzi il mediatore, quindi è in mezzo una fotografia, un audiovisivo, alla relazione tra il terapeuta e la persona o il gruppo. E tutto si gioca lì, su come è stata quell'immagine, cosa è stata scelta, se parliamo Ci sono diverse patologie che sono incentrate proprio sulla mancanza di accettazione dell'immagine corporea, disturbi dell'alimentazione, ma anche disturbi disformofobici, Sì. no? Che ti impediscono di riconoscerti con quell'immagine. Un lavoro attraverso la fotografia ha come obiettivo di riavvicinarti e alla tua immagine e all'accettazione della tua immagine. L'esempio mi viene da farlo dopo aver fatto un'esperienza di questo tipo qualche tempo fa, osservando la fotografia della patente. Hai fatto una fotografia 20-30 anni fa e oggi chi sei rispetto a quella persona? E riconosci quella persona, ma no, il modo proprio di vivere che ti riavvicina. Ecco, farlo da un punto di vista ludico ha una implicazione. Farlo da un punto di vista clinico ne ha un'altra, Certo. perché ricompattare l'identità è fondamentale, perché questo Sì. è il nocciolo di molte patologie. Sì. Come anche finora abbiamo parlato di metodi attivi, cioè di produzione di immagini, si può anche lavorare, per esempio, si usa anche nella terapia familiare questo, cioè utilizzare delle fotografie degli album di famiglia. Anche lì fai un lavoro sulla persona storico, no? In cui va a scegliere delle, se non foto di famiglia, ma anche delle foto dal proprio archivio personale. E oggi l'archivio è infinito, potenzialmente molto più
pieno di giga, mi viene da dire, quindi, perché anzi ne abbiamo tantissime di fotografie digitali. Immaginate che vuol dire dare una consegna al gruppo, una persona dire portami le foto per te più significative degli ultimi 5 anni. E lì comporre poi insieme al gruppo una storia, una composizione, lasciare parlare, lasciare presentare la persona con le proprie fotografie. Anche quello è un atto creativo, perché non, creatività non vuol dire solo creare la fotografia, ma vuol dire andare a scegliere l'immagine, quindi concentrarsi quale, anche prima della seduta, no? Cioè proprio lì a casa, e poi metterlo lì e verbalizzare e vedere i legami. No? Per me è importante questa foto perché mi ricordo che mio padre facevo questo, cioè, e come sempre si creano storie, ed è lì la funzione narrativa ed espressiva su cui noi lavoriamo. Tanto sul piano individuale quanto su quello gruppale. Certo. Ora, fare una composizione a mo' di fotoromanzo per raccontare la storia di un gruppo, no? In cui ciascuno è ripreso o in video o in foto, con una determinata espressione mimica che deve raccontare quello che sta avvenendo. Proviamo a pensare realmente a come nasce il fotoromanzo, no? Siamo gli attori davanti ad una macchina da presa in cui c'è qualcuno che dice: ok, in questo momento tu devi rappresentare quella espressione mimica. Bene, allora da un piano individuale passare a un livello di gruppo vuol dire anche lavorare sul consolidamento della socializzazione e dell'integrazione del gruppo che in quel momento si riconosce nell'azione che sta Sì, compiendo. e di più aggiungo nella produzione sia di un fotoromanzo, che sono fotografie, cioè pose, no? In cui poi fai prima un lavoro corporeo e di Sì. drammatizzazione corporea, quindi qui si avvicina anche al Difficilissimo teatro, no? Si per chi lo avvicina. faceva. E poi nel video che fai? Appunto, ruoti i ruoli tecnici. Perché per realizzare un video io non lavoro con una troupe di professionisti. Anzi, no, non avrebbe senso, sarebbe video Certo, partecipativo. Non certo. esistono i professionisti se non io che conduce i colleghi. Ma tutti possono essere registi, attori. Quindi metti, è un intervento molto utile. Nelle scuole, ad esempio, laddove lavori, o anche nelle aziende, nelle organizzazioni, no? I Ecco, progetti di magari formazione parliamone aziendale. delle due dimensioni brevemente, Sì, per così. esempio, in scuola progetti contro la dispersione scolastica, bullismo, no? Dove che fai? Banalmente, l'obiettivo è realizzare una storia filmata, magari durante le ore curricolari, se lo consente l'organizzazione, perché c'è più presenza e si dà più valore al tempo passato a scuola, non Sì. lavoro. E allora i ragazzi scrivono una storia e realizzano, sono 10 incontri, 10-15 incontri, un cortometraggio. Ma il conduttore che fa? Non è che chi vuole essere regista? Ah, io. Allora, magari ti può capitare che il ragazzo più estroverso, Si o anche, proponga. mettiamo così, il bullo di turno, dica, no, faccio io il regista. Ok, ci può stare, ma la prossima scena cambiamo, tu Certo. diventi, passatemi, ma non ce l'ho contro i ciarchisti assolutamente, ma diventi ciarchista, cioè è un ruolo Certo. molto più marginale, meno direttivo. E che ti serve quello? A fare esperienza di rotazione di ruoli. Allora anche il Essere ragazzo, leader, ma anche di non e allora esserlo. lì il conduttore deve sapere che per esempio quel ragazzo lì che sta un po' dietro le quinte, si deve chiedere: ce la fa a reggere la tensione della leadership da regista? Perché non è detto che lo debba fare, ma se individui una possibilità, è bene facilitare che, per esempio, il ragazzo più timido, e qui penso alla vittima per essere Certo, molto sintetica, certo, del bullo, possa farsi vedere davanti al pubblico, che sono l'altro, diciamo, vertice del triangolo, quindi vittima, spettatore e pubblico anche. E si fa vedere come una persona in grado di reggere un gruppo, di dare istruzioni agli attori. E lì ha voglia di autostima. oh sì. L'autostima passa non attraverso un libro, ma passa attraverso un'esperienza. E allora, questo in un contesto scolastico, educativo, centri giovani, scuole, diciamo giovani, ma non perché gli anziani, anzi, può No, essere certo anche che è un lavoro che vale a tutte le quindi tappe. con finalità preventivo-integrativa, promozione del benessere. Ma vale anche in azienda, tu ne E parlavi prima, no? nell'azienda, bene, nell'azienda che succede? Che si parla tanto di team building e possiamo lavorare facendo costruire uno spot. Parlando di aziende, le aziende tendono a, no, alla vendita di prodotti, possiamo
realizzi uno spot come scritto dai dirigenti impiegati, immagino quella che è la popolazione del progetto, e utilizzi la metafora in questo caso del video, dove loro si divertono molto e si mettono a lavorare per costruire qualcosa assieme. E ti assicuro che a volte, nelle mie esperienze, ci sono persone che lavorano magari in sedi diverse, non si sono mai viste, condividere anche 2 ore, perché alla fine a volte i progetti sono, soprattutto le aziende, sono brevi magari, certo. Condividere quei momenti di divertimento, di creatività, di stare assieme, giocare, è come se risolvesse dei nodi, no? Che si presentano. E si sentono più squadra perché poi hanno realizzato un video insieme. Cioè, a volte qualcuno diceva l'ovvio, le cose semplici a volte curano bene più delle cose complesse. Ma è un'attività che tra l'altro può sbloccare delle risorse creative in soggetti più timidi, non meno disponibili alla leadership, che però non hanno la capacità di esprimere anche nelle riunioni di lavoro delle buone idee, però ne hanno. Allora, sperimentare la dimensione del ruolo del regista, dell'attore principale, permette anche di sbloccare queste risorse che fanno bene all'azienda, al gruppo, intanto al protagonista, poi al gruppo e di conseguenza anche all'azienda. Parlando di contesti, per esempio, psichiatrici, il lavoro con il video, la progettazione, perché non è che un cortometraggio si fa in 2 incontri, c'è bisogno di scrivere la sceneggiatura, quindi sessioni di scrittura creativa, sì, tramite diversi modi, giochi, poi dopo si programmano i lavori. Quindi se parliamo di un intervento riabilitativo di alcune funzioni psicosociali, anche l'attenzione, cioè il fatto di dire ok, io ho programmato, sono un utente di una comunità terapeutica, ho programmato che sarò attore per quel giorno, no? Tutto il gruppo lo sa, noi dobbiamo rispettare questo perché così si lavora. E gioca dei ruoli. La persona è attenta su quello, riesce a... si è preso un impegno nel gruppo, no? Ha un ruolo riconosciuto e senza di lui quell'attività rischia di andare a monte. Quindi anche con rispetto ad alcune particolari... diciamo, dimensione della socialità, sì, dimensione insomma, della socialità, la collaborazione tra pari, sì, questo lavoro di programmazione, questa fase del processo di creazione, per esempio, di un audiovisivo, come anche di uno spettacolo, dove succede, aiuta a concentrarsi, aiuta ad esprimersi anche, perché attraverso l'arte, attraverso il divertimento, attraverso la creazione di qualcosa che quotidianamente non si fa. E gli autori sono gli utenti. Cioè, io personalmente non lavoro con dei canovacci, con qualcosa che preferisco proprio per attitudine mia, scelta anche, partire da quello che c'è. E quello che c'è all'inizio non si vede, cioè non è un foglio bianco, però poi va con pazienza riempito ed è una grande esperienza di creazione di qualcosa da quello che c'è, insomma, nel gruppo.